qualche problema no, di... proprio ok, per mai. Allora, te la parola. Mi dà solo? Sì. Bene, si sente? Sì. Ringrazio i colleghi per aver avuto l'opportunità di partecipare a un convegno nella mia città, la prima volta che sono di fronte ai colleghi, agli amici, a chi ha condiviso con me anche i corsi universitari. E quindi io ho avuto la fortuna di partecipare alla redazione di questo decreto, di tutti i decreti che poi sono venuti a seguirsi, anche perché in quel periodo ero il dirigente dell'area settima della prevenzione incendi, che si trovava incardinata nella direzione centrale della prevenzione e sicurezza tecnica. Dopo un periodo di comando a Brindisi, il mio capo ha deciso che era finita la mia attività di comandante, quindi dovevo fare questo periodo romano. E praticamente ci siamo trovati il 2 di agosto del 2010 seduti a un tavolo con un decreto che praticamente aboliva il certificato di prevenzione incendi, quindi veniva meno tutto il meccanismo intorno a cui ruotava la nostra attività. E questo era stato fatto con un articolo di legge, la legge 241, l'articolo 19, che diceva che tutti i certificati, gli attestati, nulla osta, qualsiasi titolo rilasciati dalla pubblica amministrazione, erano sostituiti da una segnazione certificata di inizio attività. In quel momento abbiamo detto che hanno sbagliato perché non era la prima volta che veniva modificato l'articolo 19, ma c'era sempre una parolina che ci ha fatto salvo la pubblica incolumità. Quindi praticamente tutti i procedimenti di vigilanza del fuoco venivano fatti salvi. Invece quella volta questa frase non c'era. Il primo pensiero, hanno sbagliato nel testo, hanno sbagliato a copiare, a fare tagli e incolla come si fa di solito. Invece una volta che abbiamo chiamato il Ministero della Pubblica Amministrazione ci hanno confermato che non solo era così, ma che l'avevano fatto apposta, perché praticamente consideravano i procedimenti che erano in capo alla Corporazione dei Vigili del Fuoco come quasi un impedimento al libero sviluppo dell'attività imprenditoriale. Quindi per la piccola e media impresa si era deciso di fare questo passo in avanti e quindi di superare questi concetti legati al certificato di prevenzione incendi. Anzi, in quel periodo ci disse: guardate, sbrigatevi a fare pure il decreto, perché se no entro la fine dell'anno lo facciamo noi, quindi tutto andrà in mano al Ministero della Pubblica Amministrazione, il decreto sulla prevenzione di incendi veniva fatto da loro. Quindi corri a fare questo decreto, devo dire che noi già ci avevamo in parte studiato, quindi mettemmo a fuoco gli obiettivi che dovevamo realizzare con questo nuovo decreto, ne parlammo con il capo che ci dette il suo braccio, e io, l'ingegnere Dattico e altri due del collaboratore iniziamo a lavorare su questo decreto. Il decreto fu fatto nel giro di 6 mesi, quindi non solo riscrivemmo le procedure, ma abbiamo riscritto anche la parte dell'attività soggette, che già stava a buon punto, per dire la verità, perché c'era un gruppo di lavoro che già stava lavorando. E a marzo 2011 il decreto fu fatto proprio dal Consiglio dei Ministri. A quel punto là tutto tacque per un momento. Nel frattempo, con questo decreto eravamo andati in giro per tutta Italia, pure per raccogliere un poco le idee dei colleghi, e devo dire che non abbiamo trovato da parte interna una spinta ad andare avanti. C'era un po' di resistenza soprattutto da parte di colleghi di adesso poco illuminati. Invece c'erano tanti altri che ci hanno dato una mano, e il direttore Parisi è stato uno dei primi che ci ha dato la possibilità di meglio approfondire certe tematiche. E addirittura quando dal marzo del 2011 questo decreto non usciva, perché poi l'iter per un decreto del Presidente della Repubblica è lunghetto, fu deciso che doveva lasciare la Roma, sempre dal mio capo, e andare a fare il comandante a Taranto, e contemporaneamente il mio direttore centrale, ingegnere Dattico, fu assegnato come reggenza in,
Sicilia. La voce che si sparsa dice, le hanno fatto fuori a tutte e due, hanno fatto una schifezza di decreto, quindi uno va in avanti, l'altro va a fare, va in Sicilia. Per fortuna il primo d'agosto il decreto è uscito. Così come l'avevamo pensato noi. E da lì diciamo che le cose, secondo me, hanno iniziato, non dico a funzionare, ma abbiamo cambiato completamente pelle per quanto riguarda la prevenzione incendio, perché molte sono le novità e la peggiore cosa che si fa quando si legge questo decreto è cercare di capire questo decreto rapportandosi al vecchio. Allora la prima cosa che dobbiamo fare è annullare il vecchio decreto sulla prevenzione incendi e cercare di avere un approccio completamente diverso con la lettura di questo decreto. Cosa dice in sostanza il decreto? È semplicissimo. Divide le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, che prima erano 97, ora sono diventate 80 con delle new entry, le divide in tre categorie che sono legate sostanzialmente all'azione di proporzionalità dell'azione amministrativa che era imposta dal decreto stesso e soprattutto a livello di pericolosità dell'attività stessa. Quindi troverete la stessa categoria che voglio dire che sono gli alberghi, che dice guarda, gli alberghi fino a 50 posti letto stanno in categoria A, gli alberghi da 50 fino a 200 stanno in categoria B, oltre stanno in categoria C. Quindi sono state non solo riclassificate le attività soggette con le prevenzioni incendi, ma sono state anche spacchettate in tre categorie. Categorie che si ricollegano al rischio di incendio, ma soprattutto a un altro fatto, alla presenza della regola tecnica. Questo perché? Perché la presenza della regola tecnica consente di passare direttamente alla fase, diciamo, accelerativa, come poi vedremo in seguito, senza passare per la valutazione del progetto. Questa è la prima grossa novità, perché per le attività che sono categorizzate in categoria A, quindi quelle che sono categorizzate a basso rischio, non c'è più bisogno di avere una fase interlocutoria con i vigili del fuoco preliminare, quindi una fase di parere di conformità, come si chiamava prima, ai sensi dell'articolo 3 del decreto 37, ma si va direttamente in esercizio con la presentazione di una scia. La scia, vi prego di considerarla, come diceva il direttore Parisi, la scia rossa, la scia ex articolo 4 del DPR 151, perché di scie ce ne stanno tante, ce ne sta una contenuta nel DPR 160, che è quello sul SUAP, nel 380, che è il testo unico per l'edilizia. Poi vedremo quali sono le interconnessioni fra le diverse scie. Quindi viene eliminata questa fase di interlocuzione sul progetto e si passa direttamente alla, diciamo, all'avvio dell'attività presentando questa segnalazione certificata di inizio attività. Per le altre due categorie, che sono le categorie B e C, che sono a medio e alto rischio, praticamente c'è bisogno comunque della valutazione del progetto. Perché dico c'è bisogno della valutazione del progetto? Perché il progetto in questo caso non è più il progetto su cui il comando è stato intervenire, ma è il patto che si costituisce tra il comando e il professionista, perché poi è su quel progetto che il professionista va a asseverare che lo stesso è stato realizzato non solo in conformità di quanto concordato, ma anche in conformità a tutte le regole tecniche di prevenzione incendi che regolamentano quel tipo di attività. Quindi mentre prima il progetto, quindi l'esame del progetto, era una sorta di bollino di conformità tra la norma e quello che il progettista presentava, in questo caso costituisce la base per l'accelerazione. Quindi non si parla più di parere di conformità, ma si chiama di valutazione del progetto. Anche in questo caso, dopo aver realizzato l'opera, attraverso questa segnalazione certificata di inizio attività è conclusa la vicenda per quanto riguarda la prevenzione incendi e quindi l'attività, almeno dal punto di vista della prevenzione incendi, se esercisce in conformità alla norma. Il decreto poteva finire qua, perché era questo che ci interessava, la procedura, la norma rispettata. Noi abbiamo aggiunto qualcosa in più, un po' per un'esigenza di diciamo, salvare tra virgolette il certificato di prevenzione incendi, che come dirò dopo non è più lo stesso di prima, anche se si chiama certificato di prevenzione incendi, non ha nulla a che vedere con il vecchio certificato di prevenzione incendi, ma anche e soprattutto perché
abbiamo voluto esplicitare per un'azione legata proprio alla nostra attività quelli che sono i controlli. Quindi non ci sta più nell'articolato la fase rilascio del certificato di prevenzione incendi, ma ci sta l'articolo 3 che dice controlli di prevenzione incendi, l'articolo 4, controlli di prevenzione incendi. Quindi noi diciamo all'utente come effettuiamo questi controlli. Controlli che sono previsti dall'articolo 19 della 241, perché dice che l'amministrazione competente è competente per effettuare i controlli sulle segnalazioni certificate di attività. Infatti, se andate a prendere l'articolo 19 della 241 e lo confrontate con l'articolo 4, con 1 e 2 del nostro decreto, sono tranquillamente la copia, perché abbiamo fatto proprio copia in copia e l'abbiamo riportati nel nostro decreto. Che dicono questi due articoli? Dicono semplicemente una cosa: guarda, che per le attività a più semplice, diciamo, gestione, i controlli sono a campione, nel senso che noi non veniamo a fare tutti quanti i controlli su tutte le attività, ma attraverso un metodo che può essere il sorteggio, il controllo a campione, che però è definito a livello centrale, quindi è l'amministrazione centrale che in funzione di studi particolari decide quell'anno su quale attività ci si concentra e soprattutto le percentuali che bisogna sorteggiare per andare a fare i controlli. Quindi se l'attività viene sorteggiata, entro 60 giorni il funzionario del Vigile del Fuoco viene sul posto e viene a fare il controllo di prevenzione di incendi. Che succede alla fine? Alla fine poteva finire così, una setta di mano, va tutto bene, finisce là. Invece abbiamo voluto dire a tutti, ma questo è stato detto ma era già nelle cose, che a richiesta dell'interessato l'utente può richiedere il rilascio del verbale di sopralluogo, una copia. Era pure inutile metterlo, perché se si tratta di un procedimento che fa la pubblica amministrazione, senza la 241, era tranquillamente una cosa che già si poteva richiedere, però l'abbiamo scritto la norma in modo da essere più rafforzativi rispetto a certe cose. Per quanto riguarda invece le attività di tipo C, il controllo è sistematico, quindi voi sapete che quando trattate l'attività di tipo C, il controllo dei vigili del fuoco è sicuro e quindi avviene entro 60 giorni. Alla fine del controllo, se tutto va bene, invece della solita stretta di mano e della pacca sulla spalla, si rilascia il certificato di prevenzione incendi. Certificato di prevenzione incendi che non ha nulla a che vedere col vecchio certificato, perché tramite il nostro DPR, che è un DPR fatto per delegificare, cioè noi avevamo la possibilità con quel DPR di modificare anche norme giuridiche di rango superiore, quindi noi abbiamo modificato addirittura la legge, abbiamo modificato un decreto legislativo che è il 139, che è, diciamo, il riordino di tutte le norme che interessano il corpo nazionale, e abbiamo modificato il certificato di prevenzione incendi. All'articolo 16 del 139, nella definizione, c'era scritto che il certificato di prevenzione incendi attesta la rispondenza dell'opera alle norme tecniche di prevenzione incendi attraverso un procedimento composto da un parere di conformità e una visita sul luogo, nel corso della quale il tecnico dei vigili del fuoco, anche attraverso un procedimento valutativo diretto, rilasciava il certificato di prevenzione incendi. Così più non è, perché adesso il certificato di prevenzione incendi è un semplice attestato, cioè è semplicemente la conclusione di un'attività di controllo. È chiaro, quindi mentre prima era un procedimento amministrativo nei confronti del quale si poteva fare pure il ricorso al TAR entro 60 giorni, perché era il provvedimento finale di un procedimento amministrativo, adesso il certificato è semplicemente la conclusione di un'attività di controllo che poteva fermarsi lì, basta, ho controllato, va tutto bene, ho fatto il mio verbale, punto. Invece abbiamo salvato il certificato perché c'erano motivi che ci costringevano a farlo, però questo certificato non ha nulla a che vedere con quell'altro, anzi questo certificato non è neanche più la scadenza. Vi ricordate che prima eravamo costretti ogni 3 o 6 anni a richiedere il rinnovo? Sul certificato nuovo, che anche nell'aspetto noi lo stiamo curando tanto, lo stiamo completamente cambiando per non dare proprio la sensazione che sia quello vecchio, non c'è più la scadenza, perché adesso il certificato teoricamente non scade, ma la scadenza, e quindi quella pratica del rinnovo, viene ricondotta in capo all'utente, perché deve dire con l'attestazione di rinnovo periodico di conformità all'incendio: guarda,
caro Romano, io sono ancora in vita e sto esercendo in conformità alla regola di prevenzione incendi. Quindi questa è la grande mutazione che si è avuta nel nostro istituto di prevenzione incendi. Per quanto riguarda invece le attività soggette al nostro controllo, le abbiamo accorpate, quindi abbiamo cercato di sfoltirle, però abbiamo aggiunto, come diceva l'ingegnere Parisi, anche altre attività, come per esempio le palestre, per dirne un'altra, le gallerie ferroviarie. E abbiamo cercato anche di riportare al sistema tante cose che erano state analizzate nel corso di tanti anni di attività. Vi faccio un esempio: le rimesse con i famosi 9 veicoli, no? Ci trovavamo di fronte a torrimesse di 1000 metri quadri con 9 veicoli, oppure a torrimesse immense, allora abbiamo detto calma. Allora cerchiamo facciamo a capirci, allora torrimesse non solo c'ha il limite delle autovetture, ma c'è anche un limite di superficie. Quindi le sono state riviste in funzione della nostra esperienza. Ci siamo dati pure un'altra possibilità all'interno del decreto, quello di cambiare le attività revisionando. E questo è un lavoro che secondo me va fatto dai professionisti, ricollegandomi all'ultima parte del discorso che ha fatto il Ingegner Parisi, perché tante attività potrebbero tranquillamente transitare da una categoria B a una categoria A se ci accorgiamo che queste hanno un livello di standardizzazione, un livello di conoscenza che possono essere ulteriormente semplificate nelle procedure. Ecco, questa è la diapositiva che viene messa non ad esempio, ma perché praticamente collega il vecchio al nuovo, ma il vecchio al nuovo non deve essere collegato. Però il DPR 37 del 98 sta al DPR 151, il decreto 4 maggio del 98 sta al decreto 7 agosto del 2012 e tutte le circolari ministeriali con le quali venivano promulgati i modelli stanno ad un decreto del direttore centrale della prevenzione e sicurezza tecnica con la quale vengono di volta in volta resi noti i nuovi modelli per le attività certificative dichiarative in tema di prevenzione incendi. Che succede? Succede che in questo modo abbiamo semplificato moltissimo le nostre attività, perché attraverso il metodo del decreto direttoriale noi abbiamo collegato i modelli al decreto ministeriale, quindi ogni volta che vogliamo cambiare un modello, perché il modello non va più bene, oppure ci accorgiamo che lavorando quel modello va modificato, perché pure in questo campo siamo aperti a tutte quante le sollecitazioni, abbiamo detto col decreto del direttore centrale costano molto più velocemente, almeno nel senso di adottare modelli sempre diversi. Che c'è nel DPR 151? Ci sono vari titoli, quindi abbiamo parlato della valutazione del progetto, che è l'articolo 3, ci sono i controlli di prevenzione incendi, c'è questa famosa attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, la procedura di deroga, il nulla osta di fattibilità, le verifiche in corso d'opera, e c'è una parte che riguarda il rapporto con le procedure del SUAP. Veniamo poi al tema del mio intervento, che è il 7 agosto del 2012. Il 7 agosto del 2012 è richiamato dal espressamente dal DPR 151, sostituisce il decreto 4 maggio che è andato in pensione il 27 novembre del 2012. Il decreto 4 maggio rimane ancora valido per quanto riguarda le tariffe, perché praticamente con il decreto tariffe non ancora siamo riusciti a farlo emanare, e per le nuove attività dell'allegato 1 del DPR 151 c'è una tabella di operazione con le vecchie attività. Guardate il tempo che è passato dal decreto 151 che è stato fatto ad agosto del 2011 al 7 agosto del 2012. Ci sarebbe aspettato che questo, che era lo strumento operativo, uscisse il giorno dopo. Invece sono state talmente tante riflessioni, soprattutto ci siamo dovuti chiarire talmente tanto l'idea del nostro interno, che ci abbiamo messo un po' di tempo, perché devo dire che poi tutti quanti i modelli sono stati rivisti alla luce della semplificazione, e soprattutto tutti quanti i modelli sono stati rivisti
per permettere al professionista che approcciava per la prima volta a un fatto importante come l'asseverazione di metterlo in condizione di farla con tutta la serenità possibile. Allora il DPR 7 agosto 2012 introduce delle nuove definizioni, definisce le modalità per le presentazioni delle istanze e delle segnalazioni, definisce il raccordo con il SUAP e soprattutto definisce le modalità di invio telematico e cartaceo delle istanze e delle segnalazioni. Perché il DPR 160 del 2010 già da tempo dice che il colloquio tra le pubbliche amministrazioni deve avvenire per via telematica. Io non so quale linea come è stata messa, non credo che sia stata messa meglio di tanto, ma noi il colloquio telematico tra le pubbliche amministrazioni si realizza attraverso il professionista che acchiappa il pacco con le carte e le porta approvato. Questa è tutta la telematica che almeno abbiamo a tanto. Sì. E allora, però è questo quello che deve essere e su questo tenteremo di lavorare. Che cosa c'è di nuovo? C'è di nuovo anche la definizione di tecnico antincendio e di professionista antincendio. La prima domanda che mi viene fatta sempre è perché l'asseverazione non la firma il professionista antincendio, ma la può firmare un tecnico antincendio, tra virgolette, normale. Uno si attenderebbe che, dato che l'asseverazione è l'atto più pesante di tutta la procedura, dovrebbe farla uno che di Lorenzo Ingegneri che avvia più gli altri. Devo dire che noi, quando abbiamo portato il decreto nel Comitato Tecnico Scientifico di Prevenzione di Incendi, l'idea era questa qua. Quello che ci è stato detto, soprattutto dai rappresentanti degli ordini professionali e dei collegi, è che non si poteva pensare di riservare una parte così importante della professione libera a una, diciamo, tra virgolette, casta di tecnici, e quindi l'asseverazione la potevano firmare. Mi dicevano: se tu sei un professionista che sei iscritto all'albo e quindi hai fatto corso di studio, perché no? Lasciando tutte le dichiarazioni e le certificazioni a firma. A firma di chi ha frequentato questo corso. Ecco, questa è una slide pigliata dal nostro sito. Abituatevi a chiamare non più l'attività con numero vecchio, perché i numeri sono cambiati, ma abituatevi a mettere vicino all'attività la categoria di rischio e la categoria di appartenenza, perché adesso non si può dire più la centrale termica, che prima era l'attività numero 91. Ma bisogna dire che la centrale termica che è cambiata nella sua numerazione è un'attività col numeretto che individua il codice di sottoclasse e soprattutto la categoria di appartenenza A, B o C. Quali sono i procedimenti previsti a 7 agosto 2012? Perché ho fatto questa slide? Per farvi capire quali sono le attività e quali sono i procedimenti. Allora, la valutazione del progetto rimane un procedimento amministrativo, perché è un procedimento a distanza di parte, si avvia con una domanda di carta da bollo fatta dall'utente e si conclude con un atto finale che è questa valutazione del progetto. Su questo atto finale, a firma del comandante e del suo delegato, si può fare ricorso amministrativo, perché è un procedimento amministrativo. Mentre i controlli di prevenzione di incendi e il rinnovo periodico di conformità di incendi sono due, diciamo, atti a distanza di parte, però sono atti del privato, e su questi atti non c'è ricorso amministrativo praticamente, ma c'è solo un controllo che fa la pubblica amministrazione sulle dichiarazioni che fa il cittadino in sostituzione di atti veri e propri. C'è la deroga, che è ancora un procedimento amministrativo, e poi ci sono questi due nuovi procedimenti, che sono il nulla osta di fattibilità, la verifica in costo d'opera, che sono dei procedimenti che sono stati recepiti dalla pratica che ormai ogni comando aveva già messo in atto. Ecco, questa slide era uguale a quella del direttore, per vedere semplicemente i tempi in cui vengono attuati i procedimenti. I procedimenti volontari, non essendo stato scritto nel decreto in quanto tempo si devono concludere, si applica la regola generale che si devono concludere in 30 giorni. Un accenno a questi due aspetti. Perché il nulla osta di fattibilità, secondo voi, è stato fatto solo per le categorie B e C?
Il motivo c'è, noi volevamo farlo pure per le categorie di ruolo, quindi noi quando abbiamo parlato con la funzione pubblica hanno detto okay, facciamo questo nostro attività per le categorie A, B e C, A, B e C. La funzione pubblica ha detto no, perché se fate le nostre attività per le categorie A, riproducete dalla finestra l'esame del progetto anche per le categorie A, perché mi pare logico chi deve fare asseverazione per sentirsi più sicuro chiederà il pronostico attività per l'attività di categoria A e stavamo da capo a 12. E quindi ci hanno impedito di introdurre le categorie A per il nulla osta di fattibilità. Mentre per le verifiche in corso d'opera si possono fare sia per le categorie A, sia per le categorie B che per quelle C. Naturalmente le verifiche in corso d'opera e il nulla osta di fattibilità hanno un costo pari quanto al, diciamo, al vero procedimento. Quindi pensare di fare tanti nullosti di fattibilità per arrivare al periodo finale oppure tante verifiche in corso d'opera per arrivare poi tranquilla all'asseverazione non ve lo consiglio, se no siete completamente fuori dal mercato. Altra cosa fondamentale che spero sia stata recepita come una semplificazione vera è quella della gestione delle modifiche. Se vi ricordate prima, pure se abbiamo arrivato un chiodo nella vostra attività, teoricamente bisognava ripassare per l'esame progetto e ripassare per il certificato di prevenzione incendi. Invece abbiamo introdotto nel nuovo decreto la modifica con aggravio del preesistente livello di rischio attraverso dei concetti molto semplici che adesso vi farò vedere e poi concludo se sono come si gestiscono le modifiche. E questo è importante perché non penso che si lavori molto sul nuovo, molto come almeno da tanto è tutta una ristrutturazione di quello esistente. Quindi quando dobbiamo modificare un'attività nuova dobbiamo prima di tutto capire se si tratta di una modifica che rileva dal punto di vista della prevenzione incendi oppure una modifica che non rileva ai fini della sicurezza antincendio. Dopodiché una volta che abbiamo stabilito questo bivio, questa bifurcazione e abbiamo stabilito che la nostra modifica rileva dal punto di vista della sicurezza di incendi, bisogna stabilire se la modifica comporta un aggravio oppure se non comporta un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza. Questo perché? Perché ad ogni passaggio di questo tipo c'è un adempimento da compiere. Quindi se la modifica è non rilevante, quella modifica va semplicemente documentata all'atto dell'attestazione di rinnovo periodico della conformità vigente. Se invece la modifica mia rileva dal punto di vista della sicurezza di incendi, se questa mi comporta un aggravio del preesistente livello di rischio, devo presentare semplicemente la SCIA, quindi non passo per la fase di valutazione del progetto. Naturalmente questo vale semplicemente per le attività B e C, perché per le A la valutazione del progetto. Se invece la mia modifica mi aggrava il preesistente livello di rischio, è tutto come prima. Quindi si comincia con la valutazione del progetto e si arriva poi alla presentazione della SCIA. Come faccio a gestire questa procedura? In un modo molto semplice, perché abbiamo, tramite un allegato al decreto ministeriale 7 agosto 2012, stabilito quali sono le modifiche rilevanti dal punto di vista della prevenzione incendi. Quindi basta vedere alla prima domanda, la prima modifica rileva o non rileva, basta aprire il decreto e all'allegato quarto troveremo quali sono le modifiche che rilevano dal punto di vista della prevenzione incendi. Quindi se la mia modifica acchiappa da dentro vuol dire che rileva e quindi mi devo fare il percorso della valutazione dell'aggravio del preesistente livello di rischio. Quindi questa è la nostra tabella, poi la leggete con calma. La modifica è non rilevante, quindi nessuna procedura da attivare, semplicemente quando vado a fare l'ATCA, l'attestazione di rinnovo periodico, mi devo ricordare di introdurlo, se no attesterei il falso, perché comunque la prima cosa è dire che tutto era come è stato sciato 5 anni prima. Invece le modifiche con aggravio, la procedura è la votazione ai sensi dell'articolo 3 e la segnalazione certificata di inizio attività. Per le modifiche che non comportano aggravio, la segnalazione certificata ai sensi dell'articolo 4. Ecco,
questa è la dichiarazione di non aggravio del rischio di incendio che va legata alla scia, perché poi qualcuno che dica io ho fatto la valutazione e mi prendo la responsabilità ci deve stare. Quindi il tecnico insieme alla scia, nel caso in cui sta trattando una modifica o un aggravio il preesistente livello di rischio, combinerà questo modello, lo allega alla scia e praticamente lo presenta al CONAF. Poi c'è l'ultima, diciamo, procedura, che poi è una procedura non è, la voltura. Abbiamo dato senso pure a quello che già viene al comando, però ricordatevi che in questo caso non si voltura il certificato, ma si voltura la pratica, perché prima il certificato veniva assegnato con quella scadenza, invece adesso io sono volturato semplicemente la pratica e non il certificato. Un flash molto rapido sul raccordo con le attività produttive. L'articolo 10 parla che nel caso di attività produttive, nel 151, dice nel caso di tratta di attività produttive le procedure che si adottano sono quelle del DPR 160. Questo significa che anche nel caso in cui io faccio una valutazione del progetto e lo sportello ultimo ha dei tempi più bassi, dovremo adeguarci ai tempi più bassi che dà il nostro sportello unico, perché è stata una cosa che ci hanno fatto proprio mettere questi della funzione pubblica. Guardate che per non essere compatibili siete voi che vi adattate alle procedure dello sportello unico, perché il dominus che rilascia poi l'atto finale che è l'autorizzazione per poter esercire non siete voi, ma è lo sportello unico per attività produttive. Ora però si è introdotta anche il SUE, cioè lo sportello unico per l'edilizia, che da un po' di tempo è diventato decisorio. Allora volevo solo farvi vedere questa slide e poi concludo per lasciare spazio ad altri colleghi. Guardate come sono diversi i procedimenti. Il procedimento del SUE è basato sulla complessità del procedimento, mentre i procedimenti del SUE sono basati sull'atto finale. Quindi mentre lo SUE abbiamo il procedimento unico e il procedimento ordinario, col SUE abbiamo la comunicazione asseverata, la denuncia di inizio attività sostitutiva del permesso a costruire e il permesso a costruire. Noi invece abbiamo l'adozione del progetto e la scia. Secondo me dobbiamo fare pace con noi stessi, dobbiamo fare una grossa opera di accordo con gli altri organi, perché alla fine il cittadino deve rendersi conto che il suo interlocutore deve essere unico, là deve presentare la sua istanza alla pubblica amministrazione e la deve ricevere un'unica risposta. Questo è il prossimo lavoro che ci attende. Io so che in Campania già hanno fatto molto, perché ci avete un accordo con nessuno, per adesso faremo tal quale con lo sportello unico per l'edilizia. Grazie. Per lo stato di dire un po' chiara un argomento che è sicuramente di fondamentale importanza per i temi che andremo a trattare ancora nel corso della mattinata, e metto l'accento su qualche punto che lui ha già evidenziato. Il primo, che mi è piaciuto molto quando ha parlato di patto tra l'amministrazione pubblica e l'ambiente esterno, intendendo per ambiente i professionisti, gli imprenditori, laddove non si va più a instaurare un rapporto di contraddittorio, ma soprattutto un rapporto legato alla condivisione delle scelte progettuali, alla condivisione di quelli che sono gli aspetti intrinseci della prevenzione incendi, laddove persone esperte nel settore possono dialogare e arrivare a delle conclusioni che sono soddisfacenti da ambo le parti. Altro accento che mi va di porre su quello che è stato detto da Vigilio Boscaino riguarda invece la trasparenza, che a fronte di una articolazione così complessa del nuovo procedimento, ricordiamo che prima era veramente complicato andare a stabilire come muoversi laddove c'erano delle situazioni da fronteggiare nella certificazione, o laddove in qualche modo veniva chiamato a dare una risposta il comando dei vigili del fuoco. Oggi è stato attaccato il panorama delle possibili procedure e credo che effettivamente non ci sia niente più da scoprire per quello che riguarda i vari passaggi da compiere a fronte di qualsiasi esigenza. E soprattutto tutto questo avviene in un clima di trasparenza e di assoluta onestà intellettuale da una parte e dall'altra. Ultimo punto, ho
ovviamente positivo, è quello che con piacere ho ascoltato, adesso sciare ha un buon peso di fianco, conosciamo, è un'espressione molto significativa, a mio avviso, proprio per dare un fronte a maggiore fluidità, a maggiore immediatezza in quelle che sono le attività e le procedure che vanno a stabilirsi. Mi fermo qui. Ok, allora io cedo subito la parola a Gianni Pini. Sì, grazie, buongiorno a tutti. Devo ringraziare il Presidente degli Ordini dei Collegi di Avellino che hanno organizzato questo incontro, vedo anche un incontro molto partecipato, devo ringraziare i colleghi che hanno collaborato alla organizzazione di questo incontro, che mi sembra assolutamente importante nell'ottica della collaborazione e del continuo scambio di informazioni che ci deve essere fra i comandi provinciali e le direzioni regionali e il Presidente degli Ordini dei Collegi e tutta la città. Dico, devono essere relazioni continue perché il mestiere che facciamo noi è un mestiere che ci vede coinvolti tutti allo stesso modo e quindi la partecipazione deve essere da parte di tutti. Oggi voi parlate di semplificazione, mi pare, avete presentato le nuove norme di prevenzione incendi e quindi i comandi e la direzione vi hanno dato l'informazione su quelle che sono le novità che il Corpo Nazionale ha portato nell'ottica della semplificazione. Vedete, noi siamo stati i primi, e questo lo rivendichiamo con orgoglio, siamo stati i primi a capire che la sicurezza non doveva essere appannaggio dei vigili del fuoco, ma doveva essere materia appannaggio di tutta la collettività che si occupa nel campo tecnico degli aspetti della sicurezza. Già nell'84, io in quegli anni ho partecipato attivamente perché purtroppo ero già nel corpo, nell'84, negli anni antecedenti, noi abbiamo capito che non si poteva più fare sicurezza se non coinvolgendo i professionisti. Perché l'azione che veniva svolta dai comandi provinciali che avevano introdotto la sicurezza nel paese era diventata troppo impegnativa, non si poteva più fare allo stesso tempo le norme, fare il controllo di tutta l'attività di prevenzione incendi e di sicurezza, non si poteva più fare. E quindi nell'84 abbiamo detto: vediamo di fare una bella legge con la quale deleghiamo i professionisti a fare sicurezza, a rilasciare certificazioni, parliamo dell'84, sono passati quasi 30 anni, a rilasciare le certificazioni in base alle quali i comandi provinciali dei vigili del fuoco rilasciano l'agibilità delle attività a rischio. Questo ci ha dato grossi risultati, perché da allora abbiamo formato un numero che non conosco nemmeno io tanto grande, di professionisti che sono ormai esperti di sicurezza. E questo ha consentito di sviluppare in questo paese la sicurezza in modo, devo dire, soddisfacente, tant'è che tutte le statistiche ci danno ragione e ci dicono che l'Italia è il paese nel quale la percentuale di morte per incendio o per conseguenza di incendio è quello più ridotto in Europa. Dicevo, questo lavoro che abbiamo fatto di formazione dei tecnici ci ha portato a questa situazione. Recentemente, ve l'ha detto il Gian Piero Boscarino,
Abbiamo anche inteso semplificare ulteriormente la materia della prevenzione incendi. Guardate, i miei collaboratori che sono qui sanno benissimo che io sono un estremista della semplificazione. Avrei voluto molto di più. Ho pressato perché si ottenesse molto di più. Purtroppo in questo paese semplificare vuol dire comunque dovere intervenire all'interno di paletti che sono molto stretti. E quindi più di quello che siamo riusciti a fare non potevamo fare. Che cosa abbiamo fatto? Vi è stato detto, adesso poi vi daranno altre indicazioni, perché voi siete qui più che per sentire me, per sentire i vostri comandanti che vi dicono come vi dovete comportare. Io sono venuto per salutarvi e per dirvi quali sono le prospettive, ma a voi interessa sapere come dovete comportarvi quando dovete fare le pratiche di prevenzione di incendi o quando dovete fare sicurezza. Vi dicevo, sì, avevamo dei paletti all'interno dei quali muoverci, quindi di più di così non potevamo fare. Ma non finisce qui, vi assicuro che non finisce. Noi vogliamo arrivare alla semplificazione spinta. Perché, vedete, quando si parla di sicurezza e si parla delle procedure di sicurezza, intervengono gli organi di controllo, quindi i comandi di direzione regionale, i comandi provinciali, che sono le strutture deputate a fare i controlli di prevenzione incendi. Bene, io ritengo che i colleghi dei comandi provinciali delle direzioni regionali debbono impegnare il loro tempo, le loro conoscenze, le loro capacità ad affrontare i problemi della sicurezza ad alti livelli, nelle attività a rischio di incidente rilevante e nella parte della predisposizione delle norme, perché i controlli della prevenzione incendi li dovete fare voi. Voi dovete assumervi le responsabilità di fare sicurezza all'interno delle attività e di certificare che avete fatto sicurezza. Non ci vogliamo riservare il compito di fare il controllo campione, di venire a verificare se il controllo, se quello che avete fatto è fatto bene o è fatto male, perché qui poi subentra il ruolo dei professionisti. Detto quello che vogliamo fare noi, adesso vediamo quello che volete fare voi, lo vedrete voi quello che volete fare. Noi vorremmo che voi non foste divisi in due categorie come succede adesso, la categoria di quelli che dicono ma guarda, a me interessa avere le norme di sicurezza perché così io le applico, non ho responsabilità, non ho problemi con il cliente perché dico guarda, questo è quello che voglio compiere, quindi che vuoi da me, questa è la regola, se vieni da me o se vai dal collega vicino sappi che questo è quello che tu devi fare. Noi non vogliamo che i professionisti siano questo. D'altra parte non vogliamo nemmeno che i professionisti siano coloro i quali, come dire, cercano di dribblare gli aspetti della sicurezza per dare un servizio al cliente che non è un servizio adeguato al ruolo che deve avere il tecnico. E allora se noi riusciamo a far combaciare le esigenze di tutte queste tre figure che ho detto, riusciremo veramente a fare la semplificazione nel campo della sicurezza. Io ho in mente come fare la semplificazione, se non la lasceranno fare vedrò di farla. Semplificazione significa superare tutte queste fasi che sono state, infatti sono fasi pur semplificate ma fasi ancora complesse. Io mi auguro che i comandi provinciali di questa regione siano illuminati, sono sicuro perché conosco bene i comandanti, siano illuminati e quindi siano a disposizione dei professionisti per risolvere tutti i problemi e per dare tutte le informazioni che sono date, che devono essere date e non per creare problemi, di questo sono certo. Ma semplificare vuol dire molto di più di quello che è stato fatto. Ieri ero a un dibattito con il ministro Delrio e si parlava di problematiche della semplificazione nel campo della sicurezza ambientale.
che è ancora più complessa delle nostre, perché noi di norme ne abbiamo tante. Guardate, io da quando non faccio più il comandante ho perso il conto e veramente mi troverei in difficoltà se dovessi mettermi al posto vostro. Ma nel campo ambientale, per me che insieme al vostro concittadino mi occupo anche di Taranto, vi assicuro che la situazione è drammatica. E allora semplificare che cosa vuol dire semplificare? Vuol dire fare delle leggi quadro, vuol dire semplificare l'aspetto normativo e intervenire di più con i controlli in modo tale che si sappia che ciascuno di noi ha una responsabilità e che se sbaglia paga. Ieri diceva il ministro Del Rio, è meglio una struttura abbattuta che 50 controlli preventivi, perché con 50 controlli preventivi non si ottiene il risultato che si ottiene con una struttura abbattuta. E io sono d'accordo su questo, perché credo che ciascuno di noi, ciascuno di voi debba assumersi la responsabilità di essere un esperto di sicurezza se vuole fare sicurezza e di essere un tecnico che fa sicurezza. E allora qual è l'obiettivo? E poi vi lascio ai vostri comandanti che vi dicono come dovete fare per cercare di risolvere i problemi all'interno del comando, dove la burocrazia è comunque sempre troppa, dove i tempi sono comunque sempre troppo lunghi, dove troppo spesso si privilegia l'esame del progetto al sopralluogo perché anche i nostri colleghi preferiscono valutare un progetto piuttosto che andare a fare un sopralluogo perché si pensa che le responsabilità siano inferiori se si valuta il progetto rispetto al sopralluogo. Questo non deve succedere più. E allora cosa significa, dicevo, semplificare? Significa fare una legge quadro nella quale si dica: il procedimento di prevenzione incendi è molto semplice, ci si autodenuncia al comando provinciale su quello che si fa, le norme non sono più norme prescrittive ma sono linee guida, cerchiamo di sviluppare il criterio dell'igiene e della sicurezza sulla quale siamo ancora in ritardo. Troppo ritardo, purtroppo colpevole ritardo. Cerchiamo di dare maggiore responsabilità ai professionisti intervenendo laddove questo deve essere fatto, ma le norme non possono più essere norme deterministiche, norme impositive, perché questo rappresenta un laccio che non può più essere. Noi non possiamo più fare norme come quella sugli alberghi che abbiamo dovuto fare, ma non abbiamo fatto volentieri. Non dovremmo più fare norme come saremo costretti a fare sugli ospedali, perché purtroppo in questo paese non c'è, come invece dovrebbe esserci, corrispondenza fra le norme e la realtà della sicurezza e dello stato delle attività. Dovremmo cercare di semplificare, dovremmo cercare di dare linee guida, di dare indirizzi, poi ciascuno di voi dovrà avere la capacità di fare sicurezza all'interno delle attività, di certificare la sicurezza, e noi verremo a fare i controlli e interverremo nel caso in cui ci fosse necessario. Detto questo, io spero che questo si possa fare, si riesca a fare. Dicevo, c'è sempre il problema di tutti i lacci e laccioli che questo ordinamento ci pone, ma sono convinto che qualche cosa riusciremo a superare. Certo, questo lo dovremo fare con la collaborazione vostra, anzi, di più, con il vostro sostegno, di più ancora, con la vostra pressione, perché questo ci darebbe maggiore forza nell'ottenimento di quello che noi vorremmo, ci darebbe maggiore forza perché vorrebbe dire che anche la vostra categoria ha capito che
Oggi fare il professionista nel campo della sicurezza non è cosa di tutti e dobbiamo arrivare ad avere una specializzazione nel campo della sicurezza. Grazie, buona giornata, buon lavoro. Quello che è un tema fondamentale dell'incontro di stamattina, cioè la necessità di creare una maggiore simbiosi tra la pubblica amministrazione e i professionisti operatori del settore antincendio, laddove questa simbiosi possa chiaramente identificarsi in una unità di intenti per quelli che sono i problemi da risolvere nel campo tecnico della prevenzione incendi e naturalmente sono scelte da adottare per far fronte alle necessità. Continuiamo il nostro percorso e prima di lasciare la parola all'ingegnere Di Meo, che già mi ha raggiunto sul palco, che tratterà l'argomento successivo, in particolare la esposizione dell'allegato 1 del decreto dell'agosto 2012, che comprende il tema dell'illustrazione delle procedure della comunistica da utilizzare per la presentazione delle istanze di valutazione dei progetti, quindi per l'attività 2C del decreto 151. E approfitto di questo momento anche per rivolgere pubblicamente un ringraziamento oltre che a tutti coloro che hanno consentito l'organizzazione di questo evento, in primis il direttore regionale e devo aggiungere l'ingegner Parente, che ha seguito nel dettaglio tutte le fasi organizzative insieme ai collegi, agli ordini dei collegi professionali, per arrivare a questo momento di incontro che, malgrado la ristrettezza dell'ambiente, credo che stia producendo dei frutti sicuramente soddisfacenti per tutti quanti noi. Quindi ringrazio l'ingegner Parente per aver dedicato buona parte del proprio tempo all'organizzazione capitale di questo incontro. Approfitto perché è qui vicino a me anche per ringraziare l'ingegner Di Meo, al di là della sua partecipazione al seminario, anche perché mi ha sorretto in maniera determinante, in maniera abbastanza molto, anzi devo aggiungere, molto collaborativa nella delicata fase di inserimento di avvio delle nuove procedure e quindi dell'applicazione del nuovo regolamento. Non è stata un'impresa agevole, però devo dire che grazie alla sua collaborazione e naturalmente a tutta la collaborazione offerta dagli ingegneri, dai tecnici del comando provinciale di Avellino, siamo riusciti a superare questa fase transitoria e ormai siamo in una condizione abbastanza di regime che ci consente di poter non solo soddisfare quelle che sono le richieste dell'utenza del comando di Avellino, ma anche di portare nel futuro quelle che sono i nostri propositi di migliorare per quanto possibile sempre più il nostro servizio. A questo punto c'è la parola all'ingegner Di Meo. Buongiorno a tutti. Noi tratteremo delle istanze che riguardano la valutazione di progetto. Innanzitutto andiamo a identificare le occasioni, quali sono cioè le occasioni per le quali si rende necessaria l'istanza di valutazione di un progetto. Allora, in primis, ai sensi dell'articolo 3 del DPR 151 del 2011, quando l'attività è un'attività di categoria B oppure C, come già è stato ampiamente evidenziato, è necessario richiedere la valutazione del progetto con la finalità di ottenere un parere di conformità. Un'altra occasione è quella invece relativa alla valutazione del progetto finalizzata questa volta al nulla osta di fattibilità, che è regolato dall'articolo 8, sempre del DPR 151. Terza occasione è quella invece che si riferisce alla richiesta del parere in deroga all'osservanza delle vigenti disposizioni di prevenzione incendi.
mentre in cinque casi le attività interessanti dalla richiesta di valutazione del progetto sono quelle di categoria B o di categoria C, nel terzo caso, cioè nella richiesta, nel caso della richiesta di deroga, può essere interessata sia un'attività A, sia un'attività B, sia un'attività C, o persino un'attività non soggetta a SCIA, quindi non soggetta ai controlli di prevenzione incendi, ma soggetta alla normativa antincendio. Cominciamo quindi dal primo caso, cioè quello che si riferisce alla richiesta di parere di conformità per l'ottenimento del parere per un'attività di categoria B o C. Il modello ministeriale, molti di voi sicuramente lo conoscono già, è identificato con la sigla PIN1 e l'ultima versione del 2012. Quindi mi dica qualche secondo. È un modello predisposto dal Ministero che viene utilizzato appunto per un richiedo della valutazione del progetto. È un po' lunghino. Ecco, sta partendo. Così va. Ecco, vedete, c'è una parte che chiaramente interessata, sono stati inseriti dei dati, ad esempio. Quello che volevo sottolineare, ecco, vedete, qui voi specificherete se la valutazione del progetto riguarda i lavori di un nuovo insediamento oppure di una modifica dell'attività esistente. Andrete poi ad individuare, quindi a segnalare l'ubicazione dell'attività. In questi campi invece andrete ad individuare le attività soggette ai controlli. In primis l'attività principale, nel caso dell'esempio, è una 44-1D. 44 si riferisce al numero dell'elenco dell'allegato primo. 1 è la sottoclasse, B è la categoria. In questo caso parliamo di uno stabilimento per la lavorazione della plastica, che appunto si configura come 44B. Nell'ambito di questo segmento produttivo esiste anche un impianto termico, la cui classe è la 74, sottoclasse 3, categoria C. Qui vengono poi invece indicati gli estremi del progettista. Molto interessante è la parte che riguarda invece le informazioni generali. La tabella A deve riguardare le informazioni generali sull'attività principale e sulle eventuali attività secondarie. Per esempio, nel caso specifico, si parla della lavorazione della plastica per il confezionamento di contenitori della frutta con quantitativi non superiori a 35.000 kg. Per l'attività secondaria parliamo di un impianto termico alimentato a metano per la produzione di vapore, avendo una potenzialità di 850 kW. Nella seconda tabella andrete invece ad evidenziare il tipo di intervento previsto nel progetto. Nel caso dell'esempio, si tratta di una nuova attività da insediare però in una struttura industriale già esistente, quindi il progetto prevede l'adattamento dell'edificio per osservare i criteri tecnici generali di prevenzione incendi. Naturalmente nel caso dell'esempio l'attività non è regolata da una specifica disposizione di prevenzione incendi e quindi il progetto dovrà illustrare la conformità dell'attività ai criteri tecnici generali di prevenzione incendi, uno di quei casi di cui si parlava precedentemente. Qui indicherete poi il numero dei fascicoli che compongono la relazione tecnica e il numero degli elaborati grafici. L'ultima parte del modello riguarda la distinta dei versamenti, quindi c'è un importo complessivo e poi una distinta dei diversi importi da dover versare in funzione appunto della classe e della categoria delle attività. E leggo anche il
Allora, da che cosa è composta la documentazione progettuale da presentare in allegato alle richieste di valutazione del progetto? Il progetto è sempre composto da una relazione tecnica e dai elaborati grafici, ma questa documentazione deve essere conforme a quanto indicato nell'allegato primo al decreto 7 agosto 2012, cioè nell'allegato primo a questo decreto è indicato come deve essere, diciamo, elaborata la documentazione tecnica, quindi i progetti che devono essere presentati per ottenere la richiesta della valutazione. Innanzitutto dobbiamo distinguere due situazioni, cioè il caso di documentazione tecnica relativa ad attività che non sono regolate da specifiche disposizioni di prevenzione incendi, come quella dell'esempio che abbiamo visto prima, lo stabilimento di lavorazione delle plastiche. L'altra situazione è quella invece di documentazione relativa ad attività regolate da specifiche disposizioni antincendio. Il caso più complesso è quello di documentazione che si riferisce ad attività non regolate da disposizioni specifiche di prevenzione incendio. Allora, partiamo dalla relazione tecnica. Che cosa deve contenere la relazione tecnica? La relazione tecnica deve evidenziare l'osservanza dei criteri generali di sicurezza antincendio. Quindi vedete, non parliamo di conformità ad una norma, ma parliamo di conformità a criteri tecnici generali di prevenzione incendio. Come deve essere, qual è il percorso che dobbiamo compiere per dimostrare, evidenziare questa osservanza dei criteri generali di prevenzione incendio? Allora, innanzitutto dobbiamo individuare i pericoli di incendio, poi dobbiamo descrivere le condizioni ambientali. Terzo passaggio, dobbiamo svolgere la valutazione dei rischi connessi a ciascuno dei pericoli di incendio che abbiamo individuato al punto 1. Quarto passaggio, dobbiamo descrivere le misure sia di prevenzione che di protezione antincendio da attuare per la riduzione dei rischi. Quinto step, la descrizione delle misure di gestione dell'emergenza per il controllo del cosiddetto rischio residuo. Quindi, una volta valutato il rischio, dobbiamo definire le misure sia di prevenzione che di protezione che tenderanno a ridurre quel rischio, ma non riusciranno ad azzerarlo. Quindi il rischio residuo va comunque gestito attraverso la descrizione delle misure di gestione. Quindi la relazione tecnica deve contenere informazioni che riguardano questi passaggi. In particolare, il punto primo, l'individuazione dei pericoli di incendio, dovrà essere svolta tramite i seguenti elementi: la destinazione d'uso, la presenza di sostanze pericolose nella loro modalità di stoccaggio, il carico di incendio nei singoli compartimenti antincendio, gli impianti di processo, le lavorazioni, le macchine, le apparecchiature e gli attrezzi, la movimentazione interna, gli impianti tecnologici di servizio e le aree a rischio specifico. Quindi questi sono gli elementi che dobbiamo considerare per la individuazione dei pericoli di incendio. Per quanto riguarda invece la descrizione delle condizioni ambientali, ad esempio si parla delle condizioni di accessibilità e viabilità, delle layout aziendali, quindi dei distanziamenti, delle separazioni, delle condizioni di isolamento, delle caratteristiche degli edifici, delle condizioni di aereazione, delle condizioni di affollamento degli ambienti, con particolare riferimento anche alla presenza di persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali, ancora alle condizioni delle vie di esodo, al sistema delle vie di esodo. Per quanto riguarda invece il terzo punto, la valutazione qualitativa del rischio va svolta con l'indicazione degli obiettivi di sicurezza e con l'indicazione delle azioni messe in atto per perseguirli. Il quarto punto è quello forse un po' più interessante, perché prevede la definizione di quella che noi chiamiamo strategia antincendio, cioè quali misure sia di prevenzione che di protezione dobbiamo adottare per l'abbattimento del rischio. Quinta fase,
gestione del cosiddetto rischio residuo. Quindi dobbiamo individuare in via generale gli elementi strategici della pianificazione dell'emergenza che dimostrano la perseguibilità degli obiettivi che ci siamo posti. Un utile riferimento per svolgere la valutazione del rischio è costituito dal decreto del Ministero dell'Interno 10 marzo 1998, che contiene i criteri generali di sicurezza antincendio per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro. Il nostro direttore regionale ha però chiarito che una cosa è la sicurezza dei luoghi di lavoro, dove diciamo, il nostro obiettivo è quello della tutela del lavoratore, altra cosa è invece quella di perseguire la sicurezza e l'incolumità del singolo, del normale cittadino. Quindi è chiaro che i criteri generali di sicurezza che sono stati definiti per i luoghi di lavoro, per la sicurezza dei luoghi di lavoro, possono essere applicati anche nei casi in cui l'attività non si configuri in un luogo di lavoro, però ricordandoci sempre di questa sostanziale differenziazione. Che cosa contiene questo decreto? I criteri per svolgere la valutazione dei rischi, le indicazioni delle misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio, le indicazioni delle modalità di controllo e manutenzione degli impianti e degli attrezzature antincendio, le indicazioni sulla gestione dell'emergenza in caso di incendio, le indicazioni sulla formazione degli addetti alla prevenzione di incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze. Allora, passiamo alla seconda situazione invece. L'attività è regolata da una specifica disposizione di prevenzione di incendi. In questo caso l'elaborazione della relazione tecnica è molto più agevole, perché sarà sufficiente dimostrare attraverso la relazione tecnica l'osservanza delle specifiche prescrizioni contenute nella regola tecnica. Questa è una possibilità, è chiaro che è data facoltà anche di svolgere, quindi di elaborare la relazione tecnica attraverso l'approccio che abbiamo visto prima. Ma è ovviamente più semplice seguire la struttura della norma, della regola tecnica, e quindi dimostrare punto per punto che la nostra attività risulta conforme e quindi osserva le prescrizioni specifiche della regola tecnica. Per quanto riguarda invece gli elaborati grafici, essi dovranno essere costituiti da una planimetria generale, una scala da 1 a 2000 a 1 a 200, da piante in scala da 1 a 50 fino a 1 a 200, ovviamente a seconda delle dimensioni dell'edificio, da sezioni ed eventuali prospetti, e da tavole che dovranno riferirsi ad impianti e macchinari di particolare rilevanza ai fini della sicurezza antincendio. La planimetria generale che cosa dovrà contenere? L'ubicazione dell'attività, le condizioni di accessibilità all'area e di viabilità al contorno, le distanze di sicurezza esterne, le risorse idriche della zona, gli impianti tecnologici esterni, l'ubicazione negli organi di manovra degli impianti di protezione antincendi e quant'altro ritenuto utile per una descrizione completa dell'attività ai fini antincendio. Le piante naturalmente devono avere una scala compresa tra 1 a 50 e 200, sempre in funzione delle dimensioni dell'edificio e del locale, e devono essere relative a ciascun piano. Quindi, se parliamo di attività che si sviluppano in edifici pluripiani, la pianta naturalmente deve essere riferita a ciascun piano. Che cosa devono riportare le piante? La destinazione d'uso ai fini antincendio di ogni locale, l'indicazione delle uscite con il verso di apertura delle porte, i corridoi, i vani scala e ascensore, le attrezzature mobili di estinzione e gli impianti di protezione antincendio, l'illuminazione di sicurezza. Per quanto riguarda invece le sezioni sono sempre obbligatorie, mentre per i prospetti si parla di un'eventualità, cioè eventualmente possono essere elaborati anche i prospetti. E infine le tavole grafiche che possono riferirsi, ripeto, agli impianti o macchinari di particolare rilevanza.
La documentazione progettuale di prevenzione incendi deve essere integrata con quanto stabilito nell'allegato al decreto del Ministero Interno 9 maggio 2007, ivi compreso il documento che contiene il programma dell'attuazione dell'SGSA, cioè del sistema di gestione della sicurezza antincendio, qualora si ricorra all'adozione dell'approccio, del cosiddetto approccio ingegneristico. Cioè, che cosa contiene il decreto 9 maggio 2007? Definisce gli aspetti procedurali e i criteri da adottare al fine di soddisfare gli obiettivi della prevenzione incendi nell'ambito del processo, il cosiddetto processo prestazionale, che consiste nella preliminare individuazione degli scenari di incendio di progetto e dei livelli di prestazione, questa è definita come prima fase, e poi sulla conseguente analisi quantitativa degli effetti dell'incendio in relazione agli obiettivi che ci siamo dati e dal confronto dei risultati ottenuti con i livelli di prestazione definiti e la definizione del progetto definitivo da sottoporre al parere di vigilanza. Cioè, in sostanza, in alternativa alle indicazioni contenute nell'allegato primo al decreto 7 agosto 2012, il professionista può ricorrere al cosiddetto metodo prestazionale, detto anche approccio ingegneristico, che si sviluppa attraverso quelle due fasi e quindi attraverso quei passaggi. Quando è possibile ricorrere all'approccio prestazionale? Per l'individuazione dei provvedimenti da adottare ai fini della prestazione della presentazione della SCIA nel caso di attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio. Quindi, se parliamo di attività per le quali non esiste una specifica norma di prevenzione incendi, possiamo scegliere o di adottare le indicazioni dell'allegato primo al 7 agosto 2012 che abbiamo visto prima, oppure di ricorrere all'approccio ingegneristico. Nel caso invece di attività che sono regolate da specifiche norme di prevenzione incendi, l'approccio, il metodo prestazionale, è utilizzato per la individuazione delle misure di sicurezza che si ritengono idonee a compensare il rischio nell'ambito del procedimento di deroga. Quindi dal punto di vista formale dobbiamo sempre proporre un'istanza di deroga e nell'ambito del procedimento della deroga, la richiesta di deroga, possiamo adottare il metodo prestazionale. Il metodo prestazionale però deve limitarsi in presenza di insediamenti di tipo complesso e o a tecnologia avanzata, nel caso di edifici di particolare rilevanza architettonica o costruttiva, i compresi quelli pregevoli per arte o storia, oppure ubicati in ambiti urbanistici di particolare specificità. Quindi ricordiamo pure che c'è questa alternativa al percorso segnato dall'allegato primo del decreto 7 agosto 2012, che consiste nell'adozione del metodo prestazionale. Abbiamo anche parlato del sistema di gestione della sicurezza antincendi, che praticamente è definito nell'allegato al decreto del 2007. Che cosa devono valutarsi nell'ambito di questo sistema? L'organizzazione del personale, l'identificazione e la valutazione dei pericoli derivanti dall'attività, il controllo operativo, la gestione delle modifiche, la pianificazione di emergenza, la sicurezza delle squadre di soccorso, il controllo delle prestazioni, la manutenzione dei sistemi di protezione, controllo e revisione. Per quanto riguarda invece le istanze di deroga, la documentazione che abbiamo visto prima per la richiesta di parere di conformità deve essere integrata con una relazione nella quale si valuta il rischio aggiuntivo che deriva appunto dalla mancata osservanza di alcune prescrizioni della regola tecnica e nella proposta di misure di compensazione del rischio, ovviamente che non siano già previste dalla stessa regola tecnica, che dovranno quindi in qualche modo assicurare il medesimo livello di sicurezza antincendio nell'ambito dell'attività. Questa è un'ultima diapositiva che vi mostro e che in realtà sintetizza
i casi in cui la documentazione progettuale può essere redatta dal tecnico abilitato e i casi invece in cui la medesima documentazione deve essere redatta dal professionista antincendio, cioè dal tecnico e anche iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno. Allora, per elaborare il progetto, il tecnico abilitato, nei casi di richieste di valutazione del progetto per l'ottenimento del parere di conformità antincendio con il caso di fattibilità per attività di categoria B o C, qualora la documentazione progettuale sia elaborata in conformità a quanto indicato nell'allegato primo al decreto 7 agosto 2012. Quindi se si sceglie per un'attività B o C di seguire l'indicazione dell'allegato primo al DM 7 agosto 2012, la documentazione progettuale può anche essere elaborata e firmata da un tecnico abilitato, sia per quanto riguarda la richiesta del parere, sia per quanto riguarda la richiesta del proposta di fattibilità. Viceversa, quando la richiesta di valutazione del progetto si riferisce all'ottenimento del parere di conformità di incendio per insediamenti di tipo complesso o a tecnologia avanzata, a qualora si ricorre all'approccio ingegneristico, la documentazione deve essere elaborata e firmata da un professionista antincendio. Così come il progetto deve essere elaborato e firmato da un professionista antincendio quando la richiesta di valutazione del progetto è finalizzata all'ottenimento del parere di conformità in deroga. Quindi questa è una delle novità introdotte dal decreto 7 agosto 2012, cioè la redazione del progetto nell'ambito della richiesta di valutazione in deroga deve essere redatto e firmato da professionista antincendio. Io ho finito e vi ringrazio.